Al telefono con fanpage.it Claudio Borghi, economista, leghista, milanese e candidato in Toscana. Benvenuto. Buongiorno. Che ci fa un leghista milanese candidato in Toscana? Ci spiega i motivi della sua candidatura? Diciamo, l'essere toscani fosse requisito principale, allora dovremmo supporre che i toscani, non so, magari potendo scegliere fra Gandhi e Pacciani, sceglierebbero il secondo. Invece occorre competenza. Occorrono caratteristiche particolari per poter gestire una transizione così difficile come quella che sarebbe la fine del potere temporale del PD in quella regione. E la Lega Toscana, quindi sono stati i toscani, hanno chiesto a me, in quanto persona che hanno ritenuto essere più adatta per poter cercare o tentare questa impresa di cimentarsi. Nello specifico potrei dire che conosco meglio la Toscana della Lombardia, che è vero, che sono battezzato in Contrada Siena da 10 anni, così come tutta la mia famiglia, ma in realtà sarebbe fare un gioco che non voglio fare. Governare una regione è un lavoro e deve essere chi è più competente, non chi è nato da qualche parte. Durante l'ultima visita di Salvini ci sono state molte contestazioni e molte polemiche. Lei ha avuto dei giudizi molto duri, ma ci spiega perché? Beh, sono stato aggredito. Ero in macchina quando questi delinquenti hanno cominciato a picchiarla con calci, pugni, danneggiandola. Ero in macchina quando siamo stati circondati e se non ci fosse stata una buona iniziativa dell'autista, non so cosa sarebbe successo, ed ero sul palco a ricevere uova e sassi. Io sono del parere che la contestazione, finché rimane, diciamo, nei limiti del lecito, è legittima e doverosa nei confronti di chi è al potere. Quando la contestazione o l'impedire di parlare si rivolge a una forza che in Toscana non è mai stata al governo di nulla, o in generale alle opposizioni, beh, quello è effettivamente dittatura, insomma, forse in Colombia ci può essere una cosa del genere. Quindi addirittura chi contesta è un dittatore? Beh, se tu stai contestando una persona che non è al governo, o addirittura una persona che in generale sta facendo un comizio politico, per il normale processo democratico, cioè vale a dire si sta andando a presentare le proprie idee e poi dopo il popolo vota. Se io impedisco il comizio, sto facendo un danno al processo democratico. Se uno non si rende conto della gravità della fattispecie, è serio. Insomma, le caratteristiche delle dittature sono che non si possono fare contestazioni al governo, ma non è questo il caso, quantomeno non essendo noi il governo, non abbiamo impedito Vabbè, non si né possono represso fare nulla. contestazioni in generale durante una Sì, dittatura. ma no, in generale, cioè nel senso contestazioni si possono fare, cioè nelle dittature normalmente consentono che si contesti le persone che sono sgradite al potere, e viene represso il diritto dell'opposizione di parlare o di partecipare. Quindi rientriamo in condizioni che normalmente sarebbero tacciate di fascismo. Ci sono state anche delle persone manganellate durante queste contestazioni. Beh, le persone di solito vengono manganellate se tentano di forzare i cordoni di polizia. Non credo, se fosse così, non, sarebbe sbagliato, cioè se fosse che la polizia senza motivo prende dei dimostranti, che io disapprovo, proprio partendo dal principio che non si capisce che cosa la ragione di dimostrare contro l'opposizione. Ma se la polizia prende e senza motivo manganella dei dimostranti pacifici, sbaglia. Se, come penso, la polizia prende e manganella dei dimostranti che stanno cercando di rompere un cordone di polizia per venire ad aggredire chi stava normalmente facendo un comizio, ha fatto bene a manganellare. Rinfacciano spesso a Salvini l'appoggio di Casa Pound e, diciamo, gruppi di estrema destra. Lei però si è sempre smarcato invece da questa cosa.
Vuole precisare qualcosa? Ci vuole spiegare perché? Vuole ritrattare? No, ma attenzione, io non mi sono mai smarcato, ho semplicemente fatto notare l'ovvio. L'appoggio elettorale è un atto unilaterale, tra dire c'è un'entità che decide di votare una persona e chi sono io poi dopo per impedire che la gente mi voti, no? O similari. Beh, Da certo, ma le parte fa mia. piacere che Ah, cada io l'onda sì, con... guardi, no, ma sinceramente, guardi, io non ho nessun tipo di pregiudizio nei confronti di nessuno. Io quello che vedo, sono stato a un congresso di sovranità, tanto per dirne una, mi hanno invitato, ci sono andato, come vado sempre quando mi invitano, e ho visto temi trattati da ricercatori del CNR e non ho visto violenza. Ho visto viceversa con i miei occhi, e quindi io credo a quello che vedo con i miei occhi. Forte violenza e aggressione personale da quelli che si dicono antifascisti. Beh, insomma, Casa Pound è anche sotto processo in alcune regioni d'Italia per diversi reati che includono anche la violenza. Allora, ripeto, io guardo quello che vedo io e sotto processo vuol dire tutto e niente. Cambiamo argomento. In caso di ballottaggio tra Rossi e il Movimento 5 Stelle, lei cosa farà? Ho già detto, nonostante 5 Stelle non perdano mai, mai, mai occasione per deludermi, perché io con tutta la simpatia che posso avere per il movimento, per i loro rappresentanti, cioè per dire Giannarelli mi sembra una persona simpatica e così via, e ogni volta mi deludono profondamente. Vedi per esempio appunto a seguito di Viareggio dove il candidato del 5 Stelle ha espresso riprovazione, ha espresso condanna per la polizia e per noi. Cioè, c'è un candidato che viene aggredito e lui prende e condanna la polizia che non doveva difenderci, evidentemente, e noi perché non si sa perché, no? Ecco, nonostante continua a deludermi profondamente, io ho già detto e confermo che se nella remota ipotesi che al ballottaggio ci fosse Rossi e 5 Stelle, io personalmente sarei contento che vincesse il 5 Stelle. Ma li appoggerà pubblicamente? Darà Quella è una un'indicazione? decisione politica che non spetta al candidato, spetta al partito, ma io darò opinione di dare appoggio esplicito al candidato del 5 Stelle perché penso che per la Toscana il ricambio sia una cosa necessaria. E mi auguro, ma mi auguro davvero che a parte invertita la cosa sia uguale. È un messaggio che sta mandando in questo momento. Ma l'ho sempre detto, quindi non è che, insomma, penso che chiunque sia convinto che in questo momento il PD stia facendo il male della Toscana e il male dell'Italia, se poi dopo, una volta che arrivassi al ballottaggio con il PD, si rimangiasse il concetto, sarebbe curioso, ecco. Bene, grazie Claudio Borghi. Grazie mille a voi, arrivederci.